Ratzinger. Tanta tenerezza, perché è piccolo piccolo, si perde negli abiti e sta lì in mezzo solo, tanto solo. Bene, un papà, anzi un nonno. È un'emozione. È entrata? Sì. Una profondità teologica molto bella, una semplicità e una santità quotidiana dispesa per la Chiesa fino alla fine. Questo è ciò che mi lascia Papa Ratzinger, Papa Emerito Benedetto. Io lo ricordo come pontefice appena eletto, una presentazione umile, semplice, proprio bella, come colui che lavora nella vigna del Signore con tutta la semplicità. Ecco, penso sia stato anche per lui un momento importante, forse anche inaspettato, e ha portato avanti la barca della Chiesa affidandosi di Dio e del Signore. Questo suo amore per il Signore è stata la testimonianza più bella che ha saputo dare a me. Impressione, perché lo vedevo lì immobile, mi ha fatto veramente tanta commozione, mi è venuta. Però ci siamo potuti fermare solo un attimo, ho fatto una foto, grazie. E penso che lascia veramente un bel ricordo, perché è stato silenzioso e abbiamo saputo che è stato un grande. E io mi dispiace che l'ho saputo con questi nuovi eventi. Lo ricorderò come un papa che è stato lì tranquillo a pregare per noi. Spero che lo faccia ancora. Grazie. Il ricordo che è stato, che dire, il primo papa che con la sua rinuncia ha voluto cambiare le regole, secondo me, le regole di una Chiesa che ha bisogno di rinnovamento. È stato, diciamo, un rinnovatore. Ricordo Benedetto XVI come il Papa buono che è riuscito a poter riunire nell'esperienza della sinodalità, di cui oggi realmente la Chiesa ne parla tanto, in modo concreto tra l'Oriente e l'Occidente. Proprio questo dialogo profondo che è riuscito a tessere proprio nella sua esperienza petrina e nel suo ministero realmente papale.